sicuramente non avrete trovato difficoltà nel parcheggiare, perché la nostra scuola di danza è facile da trovare, soprattutto perché si trova nei pressi della cassa rurale, dove appunto abbiamo un ampio parcheggio. Ti mostro l'associazione Abracadanza, diretta da Stefania Ciancio. Qui abbiamo il nostro primo spogliatoio. Di questa scuola, come Mauro Stolfi, André de la Roche, Enrico Bonavita, Joseph, Paganini. Ed eccoci qui in una seconda sala, un poco molto più grande della prima. Vorrei approfittarne per dire che abbiamo un parterre con la d'arte, e bisogna anche dire che ci sono poche scuole di danza che hanno queste caratteristiche tecniche per poter appunto prevenire traumi o infortuni. Anche qui siamo dotati di sbarre mobili e sbarre fissa. Inoltre abbiamo anche un pianoforte, perché qui si svolgono le lezioni con musica dal vivo. Qui possiamo notare un altro parcheggio per chi viene da lontano, insomma. Inoltre vorrei anche dire che in questa sala io personalmente ho studiato con varie persone che poi hanno proseguito la loro carriera altrove, come Chiara Viscelo, per esempio, che fa parte dell'Aterballetto, Paolo Busti, che ora è del Balletto di Nizza. Inoltre vorrei anche approfittarne per dire che abbiamo appena iniziato il nostro 30° anno, infatti svolgeremo le lezioni appunto con un maestro, Francesco Ventria, che anche egli ha svolto i suoi primi passi in questa scuola di danza, poi diplomatesi alla Scala di Milano, e infine ora sta proseguendo la sua carriera in giro come coreografo ed è stato anche direttore del Maggio Fiorentino. Ah, inoltre abbiamo anche un condizionatore per quando fa caldo, freddo, per agevolare le nostre ragazze. Ora vorrei mostrarvi invece gli altri spogliatoi. È un altro degli spogliatoi che abbiamo, dove di solito si spogliano i maschietti oppure corsi più piccoli. Abbiamo il servizio docce, il servizio bagno, se diciamo è quello un poco più piccolino, oppure le nostre insegnanti magari si spogliano qui. Tutti i comfort possiamo avere. Qui questo è lo spogliatoio invece più grande, dove si svolgono tutte le ragazze di questa scuola di danza. E anche questo è dotato di docce. Un'altra docce. E un piccolo balconcino. Proseguendo. Vorrei dire un'ultima cosa, magari in questa sala. Vorrei innanzitutto invitarvi tutti in questa meravigliosa scuola di danza con ottime sale, ottimi comfort, ottimi insegnanti. E poi
chiamarmi per dire che domenica 21 ottobre avremo alle 10:30 una lezione di balla con i lupi, dove appunto si tratta di una lezione per i bambini dai 4, oddio, mi correggo, dai 2 ai 4 anni, accompagnati da un genitore, un adulto, un nonno, chi che sia, per poter svolgere appunto questa lezione assieme al bambino. E inoltre, per qualsiasi informazione, potete rivolgervi alla segreteria e niente, potete scegliere quale danza volete fare e potete anche ottenere qualche lezione gratuita per poter insomma provare le nostre lezioni. Quale attività si fanno? In questa scuola di danza si fanno le danza, dalla danza contemporanea, classica, moderna, hip hop, abbiamo anche degli stage di Bollywood, delle lezioni di Bollywood che sarebbero danze indiane, poi abbiamo anche dei workshop tenuti appunto da Francesco, come ho detto prima, poi abbiamo il Pilates per le signore e anche balli di gruppo. Vi aspettiamo!